di legge questa per tutelare soprattutto le nuove generazioni, visto insomma che da questo punto di vista i social forse non tutelano quanto dovrebbero. Onorevole Iaia ha avuto la pregevole intuizione di comprendere perfettamente che oggi vi è un vulnus pesante rispetto alla tutela dei giovani, rispetto a comportamenti emulativi che in alcune occasioni possono comportare anche la morte dei giovani stessi. E allora occorre intervenire, bisogna farlo da buon padre di famiglia perché le giovani generazioni vanno preservate da quelle che possono essere delle cattive mode che addirittura a volte comportano anche lutti. Quanto sarà importante trovare un dialogo con le piattaforme che nella realtà dei fatti poi aiutano poco nel controllo, nella prevenzione soprattutto? Anche le piattaforme devono comprendere che non vi è solo l'aspetto del raggiungimento dei risultati delle piattaforme stesse, ma vi deve essere un'etica che porta ad una responsabilizzazione anche di chi le gestisce, perché non giova a nessuno per avere un po' più di follower o un po' più di adepti a queste forme di nuova comunicazione, non vi è una ragione che possa giustificare questa commercializzazione di fatto o questa gara di fatto tra chi riesce ad intercettare di più con la vita umana.